La società viola è fermamente dissociata dai cori e dalle offese razziste provenuti dagli spalti del Franchi dopo la partita di ieri Fiorentina-Napoli all'indirizzo di alcuni giocatori avversari. Questa è la posizione resa nota dalla Fiorentina dopo quanto riferito da DAZN, secondo cui Koulibaly, durante l'intervista post partita a bordo campo a fine gara, è stato bersagliato da offese razziste da cori provenienti dalla curva Fiesole. Ecco, questo è il bentornato negli stadi. Si bramava tanto dopo la pandemia di essere più possibile allo stadio, perché abbiamo bisogno di comunicare la vicinanza, l'uomo che ha bisogno di essere accanto a un altro uomo. E poi si inizia così. Poi sento che arriva Greta Thunberg in Italia che dice ciao Italia, tutti contenti perché ha detto ciao Italia, poi canta bella ciao, ecco, e poi dice che il clima va preservato perché se no la terra, ecco, insomma, se aveva bisogno arrivasse la Thunberg per saperlo, poi usano quei telefonini super tecnologici che quando ci sarà da smaltirli saranno cazzi. Però per ora, ecco quelli. E tutti i citi che vogliono, ecco, meno male che ci siamo noi e i politici danno anche ragione. Questa è l'Italia. Poi vado a pranzo, dico andiamo a mangiare, accendo la televisione e sento la pubblicità. Mamma, c'ho i pruriti vaginali. Tutto questo all'ora di pranzo, eh. E poi ti spiegano come curare la diarrea, ma il più bello, il più triviale, che io non so come cazzo si fa a studiare una pubblicità così, è il cane segugio che sale in macchina e uno scureggia. E il segugio annusa la cureggia e dice sbagliato compagnia. No, io ho sbagliato a nascere oggi, forse devo nascere in un'altra epoca. Per cui, sinceramente, se a questo si mette la ciliegina sulla torta che anche molti miei colleghi hanno cominciato quest'opera di criminalizzazione verso chi ha dubbi o paure sul vaccino anti-Covid, quindi viene catalogato chi ha delle paure o chiede spiegazioni come vile Novax. Ecco, allora io a questo punto non posso che prendere Guccini, modificarlo per la bisogna al mio mestiere e dire colleghi giornalisti eletti a schiera che si vende alla sera per un po' di milioni, voi che ci riuscite fate bene a avere le tasche piene e non solo i coglioni. Ad maiora.